bentornati. Oggi nuovo video, oggi video haul. Allora, ho fatto degli acquisti da Essence, finalmente sono riuscita a trovare lo stand con le novità. Tra l'altro, devo dire la verità, non c'era neanche tutto, anzi, secondo me era già stato assalito perché mancavano un po' di cose che volevo provare che non ho trovato. Ritornerò perché mi hanno detto che ci sarà un'altra, riforniranno appunto lo stand, quindi spero di trovare quello che non ho trovato questa volta. Intanto voglio farvi vedere quello che ho trovato e quello che ho acquistato. Sono per lo più novità, diciamo, i prodotti Essence della nuova collezione primavera-estate, diciamo della collezione permanente della primavera-estate, insomma, da qui in poi. Allora, ho preso i prezzi, tra l'altro ce li ho, ma in realtà nello scontrino non mi specifica bene i prodotti, quindi non saprei dirvi bene esattamente con precisione quanto costano. Cercherò di andare ad intuito e capire un po'. E capire. Comunque, vabbè, partiamo da i prodotti non novità, che sono due. In realtà penso che non ci sia, non so, c'era anche nella collezione precedente, nella collezione permanente precedente, ma l'ho trovato anche appunto nella nuova collezione, penso sia sempre in gamma, ecco. Ed è il mascara, questo qui, è il mascara The False Lashes mascara, ed è tra l'altro il trucco che oggi è fatto con un po' di prodotti della nuova collezione di Essence, tra cui il rossetto, il mascara e l'eyeliner. Allora, dicevo appunto, il mascara che è questo qui, ed è appunto questo mascara nero con questa forma conica, non so se si riesce a vedere. Allora, promette di fare delle ciglia molto voluminose. Io l'ho applicato per la prima volta e devo dire che me le allunga molto e dà sì quella sensazione un po' di volumizzare un po' le ciglia, ma la mia sensazione è stata appunto quella di allungarle parecchio. Non so se si riesce a vedere appunto dal video l'effetto. Non mi è dispiaciuto per la prima applicazione, io ovviamente vi dico quello che mi è parso come prima impressione, quindi sono solo le prime impressioni, poi chiaramente ve ne parlerò in maniera più approfondita se chiaramente vi fa piacere e volete saperne di più. Non ricordo questo quanto l'ho pagato, quindi penso sulle 3 euro circa, e questo è il prodotto, diciamo, non novità. Altro prodotto non novità però è uno smalto, è questo qui, uno smalto in realtà è un top, neanche un top coat, è uno smalto rigenerante che va ad eliminare anche le macchie che abbiamo appunto sulle unghie. È anche, diciamo, curativo. Questo qui è un color nude, non l'ho ancora provato chiaramente perché appunto è nuovo. Volevo uno smalto nude che andasse anche un po' a curare e a rafforzare un po' le unghie. Spero che questo qui lo faccia, vi farò sapere. Partiamo adesso con le novità. Come novità stra famoso, stra parlato, stra osannato è il nuovo eyeliner cushion. Questo qui è il cushion appunto eyeliner. Come vedete è una formulazione diversa, quindi non è il classico eyeliner in gel, ma all'interno appunto il cuscinetto cushion, che tra l'altro appunto se ne è parlato in tante salse, sia di eyeliner, soprattutto di fondotinta, di prodotti per la base. Questo qui io non l'ho mai provato in questa versione, un eyeliner fatto in questo modo, quindi non so se Essence sia stato il primo a farlo, ma devo dire che ero molto molto curiosa di provarlo e l'ho applicato oggi. Devo dire che ha un tratto nerissimo, ha un colore super 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 nero, basta pochissimo, basta una puntellata sul cuscino e si applica benissimo, si asciuga immediatamente, almeno questa è la prima impressione, l'ho appena fatto appunto il make up, quindi questa qui è l'impressione, non so se come ripeto riuscite a vedere. La profumazione non sta di nulla, forse un po' di alcol si sente leggermente. All'interno ci sono 10 ml di prodotto, il colore appunto è nero, il prezzo penso 3,79, non ne sono sicura, comunque sì, credo. Altro prodotto e altra novità straparlata, strausannata è il famoso eyeliner illuminante arcobaleno, è appunto il Prismatic Rainbow, come vedete. Ed è fatto in questo modo, appunto ad arcobaleno, con tutti questi colori dell'arcobaleno, che andando a miscelare i vari colori dovrebbe dare un colore, diciamo, argento,
Sì, diciamo un color argento. Devo dire la verità, non è tanto, tanto, tanto pigmentato, almeno io non l'ho ancora provato, però ha questo colore quasi champagne, dorato champagne, poi dipende da quale parte, in quale colorazione, diciamo, prelevate di più. Comunque, almeno adesso mi sembra più. Sì, uno champagne, un bellissimo illuminante color champagne. Sembra molto molto setoso anche il prodotto. Non l'ho ancora applicato sul viso, questo è il primo swatch che faccio e farò sapere anche di questo come si comporta e sono molto molto curiosa di provarlo, che è anche molto bello da vedere. Altro prodotto novità, anche questo straparlato e strasannato, è il correttore camouflage. Allora, di questi qui c'erano due colorazioni, vediamo se il prezzo riesco a trovarlo. Penso 3,19. Eccolo, sì, lo ricordo. 3,19, questo qui. E io ho preso la colorazione 05 Ivory, c'era la colorazione anche un po' più scura. Anche questo qui l'ho applicato oggi. Io questo lo applico non per andare a correggere, diciamo, ad eliminare le occhiaie, ma per andare ad illuminare un po' il contorno occhi, perché io come sempre ci applico una base, un correttore aranciato per coprire le occhiaie e al di sopra poi ci applico un correttore illuminante, un po' più chiaro. Questo qui è abbastanza chiaro. Non mi è dispiaciuto, almeno per adesso, come prima applicazione. Non è super chiaro come l'altro di Essence che avevo, non mi ricordo come si chiama, comunque quello di cui ho parlato in diversi video e anche in diversi Get Ready. Ah, Get Ready, pic, the Get Picture Ready. Ed è questo colore qui, non so se riuscite a vederlo. È abbastanza chiaro, non è molto aranciato, è giusto per andare appunto ad illuminare. È abbastanza liquido, non posso dire insomma che vada a coprire chissà che cosa, però come correttore illuminante non mi è dispiaciuto come prima applicazione. Altro prodotto che ho acquistato è però un prodotto di un'edizione limitata, dell'edizione limitata Little Beauty Angels, e ho acquistato questo primer. Io, come sapete, non uso tanto i primer perché non li amo molto, non sono abituata ad applicarli, ho paura che mi facciano venire fuori brufoli, problemi appunto sulla pelle, però ero molto molto curiosa di provare questo qui. Questo qui è nella versione verde, ne fanno di diversi colori, questa versione qui che va a eliminare, diciamo, appianare un po' i rossori che abbiamo sul viso, un altro che dovrebbe avere un effetto opaco, insomma sono tre le versioni. A me interessava più questo qui, appunto, che va a eliminare i rossori che abbiamo sul viso. L'ho applicato anche oggi e questo qui è appunto il numero 02, I'm Your Auntie Redness Angels. E questo qui ha 12, il formato è da 30 ml. Sono molto curiosa di vedere un po'. Io l'ho applicato, non ho visto insomma che i rossori siano spariti, però voglio vederlo appunto nell'arco della giornata come si comporta, se tiene bene se tiene bene appunto il make-up. Vedrò un po' come si comporta in generale. Questo qui, questo quanto l'ho pagato? Questo 4,49. 4,49 e anche l'illuminante 4,49, ora che insomma per esclusione sì, 4,49 ed è, insomma, vedremo. La colorazione appunto è verde, il prodotto appunto è verde, come vedete. È abbastanza liquido, si stende abbastanza facilmente, però sul viso chiaramente non avete l'effetto verde, anzi si diventa appunto trasparente e si stende in tranquillità. La profumazione non è male, ha un buon profumo, quasi somiglia un po' alle creme per bambini, però è piacevole come profumazione, come vedete si è esteso ed è scomparso il verde. Gli ultimi tre prodotti che ho acquistato, di cui ero molto molto curiosa, volevo provarne altre, ma gli uniche rimaste erano queste, sono le matite labbra. Io oggi ne ho una sulle labbra ed è la numero 04, che è questo color fucsia lampone, molto molto bello. Allora, queste matite sono dei rossetti in realtà, perché l'ho applicata come un rossetto, sono opache, super opache, infatti mi sento le labbra abbastanza, non lo sento il prodotto sulle labbra, spero però che con le ore non secchi troppo, perché ho un po' questo problema che i prodotti poi vanno un po' a seccarmi le labbra, io ho le labbra molto disidratate. E
Però il colore è molto molto bello, infatti questi qui sono le Ultra Last Lip Liner, che sono appunto due in uno, quindi sia rossetto che contorno labbra. La mia appunto è la numero 04 Fuchsia Romance e questo colore è bellissimo. Vi faccio lo swatch anche se potete vederlo dalle labbra. La mia sembra molto morbida e questo color fucsia bellissimo, stupendo, davvero bellissimo. E le altre due matite che ho acquistato sono la numero 02 Brick Dust, che sono due nude. Questo Brick Dust, che è un color nude con una punta di marroncino e rosa nello stesso tempo. Questo colore secondo me è stupendo, il numero 02. E poi l'altra colorazione che ho acquistato è la numero 05 Rosewood Ike, che è sempre un nude, però leggermente più sul. Vediamo un po' la differenza. Sì, allora, questa qui, la numero 05, è un po' più rosata, mentre la numero 02, la Brick Dust, è leggermente più aranciata. Non so se si vede, spero di farvi vedere degli swatch un po' più da vicino, però devo dire che le mine mi piacciono molto, sono molto morbide. Ripeto, l'effetto è super super opaco. Io non le sento più, appena l'ho applicata non l'ho sentita più, però si sente molto molto bene, molto pigmentata, tantissimo. Queste qui lo so, le ho pagate 2,29 euro, quindi nulla. Spero di trovare le altre colorazioni perché voglio provarle tutte. Avevo visto sul sito una colorazione molto molto carina sul lilla viola, però non l'ho trovata, ho trovato solamente queste qui. Spero che al prossimo step spero di trovare tutte le altre cose. Volevo provare la palette di blush che non ho trovato e nulla. Questi erano tutti i miei prodotti. Io, insomma, questo qui era un po' un first impression, quindi prime impressioni. Spero però che, insomma, spero di farvi un video, magari mi preparo con voi, in cui li testiamo insieme. Oggi potete già vedere un po' com'è l'effetto sul viso del rossetto, della mascara, dell'eyeliner, tutto quanto. E nulla, spero che il video vi sia risultato interessante, spero che vi sia piaciuto. Se avete delle domande, se volete vedere appunto prodotti all'opera, se volete che vi parli di un prodotto in particolare, scrivetemelo. Anzi, vi chiedo appunto di essere più interattive con me. E nulla, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!